Buongiorno a tutti, saluto e invito Andrea Bartoli che è connesso da Favara e ci parlerà al pubblico dell'Istituto di Cultura di Parigi del suo progetto che si chiama La Farm. Quindi la prima domanda è giusto chiedergli come è nato questo progetto e quando è nato. Innanzitutto grazie per questo invito, siamo felici di essere ospiti dell'Istituto di Cultura Italiano a Parigi. E Farm nasce nel 2010, è un centro culturale indipendente, parte la cura e l'educazione come strumenti nobili per dare alla città di Favara una nuova identità e per costruire dei percorsi. È nato come un progetto di restituzione. Quando con mia moglie Flo abbiamo deciso di lasciare Parigi e di ritornare in Sicilia, ci siamo fatti una promessa, che non ci saremmo mai lamentati, non avremmo aspettato che nessuno ci cambiasse la vita, ma avremmo fatto tutto quello che, sarebbe stato nelle nostre possibilità per migliorare Favara per noi, per le nostre bambine e per tutti quanti. E quindi nasce un progetto di restituzione, in un contesto in cui il pubblico è un po' assente, no? Quindi in una città un po' sfortunata di periferia, che quando andava bene era chiamata la città dell'agnello pasquale per questo dolce tipico fatto con il pistacchio molto buono, ma il più delle volte era la città della mafia, dei latitanti, dell'abusivismo. E oggi, a distanza di 10 anni, ma potrei dire anche molto prima, Favara si è ritagliata un ruolo. È diventata la città dei giovani, della sperimentazione, è diventata una piccola capitale mondiale della rigenerazione urbana. Come avete scelto o a chi avete proposto o a chi continuate a proporre, in che modalità gli interventi artistici, urbanistici e le installazioni che proponete e anche le attività culturali che proponete a Favara? Sì, abbiamo un programma culturale intenso. Con delle progettualità ricorrenti. Quest'anno, ad esempio, stiamo per inaugurare l'anno che viene, nel 2021, la seconda edizione di Countless Cities, che è una biennale delle città del mondo. Trasformiamo tutti gli spazi di Farm in padiglioni, appunto a diverse città, attorno a dei temi sostenibili, e quindi invitiamo artisti, architetti, designer, ma anche istituzioni, città. Quest'anno avremo Buenos Aires, San Paolo, Hong Kong, Santiago di Cile, Bruxelles, avremo Napoli, avremo Palermo, avremo anche Vienna, sono tante città. E in questa occasione invitate artisti o architetti delle città stesse? Invitiamo artisti e architetti che vivono, hanno vissuto o lavorano in quelle città, o anche public servant che sono occupati in progetti di rigenerazione. Stiamo lavorando, ad esempio, con Buenos Aires, con un responsabile politico di un barrio 31, che è oggetto di un processo di rigenerazione urbana. Ho capito. Nell'immediato futuro che progetti avete e come fronteggiate anche la situazione? Ma guarda, noi abbiamo reagito molto bene al Covid, esorcizzando un po' il primo lockdown con un progetto che è nato proprio il giorno dopo la prima chiusura, che si chiama Fabbricare Fiducia. È divertente perché abbiamo chiesto, io personalmente ho chiesto a 100 amici visionari di rispondere a una semplice domanda: cosa e come potrebbe essere l'Italia e il mondo post-pandemia? E da quella fabbrica di fiducia ne sono nate altre 13, quindi 13 amici, anche loro curatori di altre fabbriche. Quindi avevamo una fabbrica under 14, una under 18, una Erasmus Generation, una dell'architettura, una della musica. Quindi ogni fabbrica sviluppava altri 100 contributi. Avevamo una addirittura in Messico in collaborazione con un museo di Monterrey, che è il MUI, che è il museo del Tech, che è la principale università del Messico. E da questa esperienza è nato un libro che è stato, diciamo, curato da Giancarlo Sciascia e edito da Rubbettino, che presenteremo giorno 11 in anteprima.
Ok. Poi so che fate molte attività anche educative o di sensibilizzazione all'arte e alla creatività con i giovani di diverse età. In questo caso chi partecipa sono gli abitanti oppure vi rivolgete ad un pubblico anche più vasto? Diciamo, abbiamo due progetti educativi molto importanti. Il primo è SOW, che è la scuola di architettura per bambini. SOW prende il nome da SOW Fujimoto, che è forse uno degli architetti internazionali giapponesi più importanti al mondo. E peraltro i nostri bambini nel 2018 hanno avuto la fortuna di venire lì a Parigi, ospiti di SOW Fujimoto nel suo studio a Parigi. E poi abbiamo Prime Minister, che è una scuola di politica per giovani donne. E anche qui le nostre ragazze una volta al mese incontrano più delle volte donne ambasciatrici. Hanno incontrato Jill Morris, l'ambasciatrice UK in Italia, che è la prima donna ambasciatrice della Gran Bretagna in Italia. Deputati, donne, uomini di cultura, imprenditori. E mentre la scuola di architettura è un po' più rivolta al nostro territorio perché si fa una volta a settimana, la scuola di politica attrae anche ragazze che vengono da diverse parti dell'Italia. Ma la cosa bella, Sandro, è che la scuola di architettura quest'anno ha aperto a Ostuni, e, diciamo, è in stand-by per il Covid a Roma, Firenze e in diverse altre parti d'Italia. E lo stesso Prime Minister, che è iniziato 2 anni fa a Favara, ha aperto l'anno scorso a Napoli e sta per aprire in diverse altre città. Da Favara stanno nascendo dei modelli educativi che si stanno in qualche modo replicando in tutta Italia. Ho capito, va bene. Chiudiamo con un saluto, un invito al nostro pubblico che è prevalentemente parigino, se vuoi dare qualche dettaglio o indicazione per, non so, raggiungere Favara, quando venire, cosa fare. Sì, vi aspettiamo appunto a Favara quest'estate, questa primavera e quest'estate, per visitare questa bellissima biennale, perché vi consentirà di viaggiare attraverso il mondo pur stando in un unico posto. Esclusivo. Grazie mille. Grazie Sandro.